semplice. Perché hai scelto di fare servizio civile? Per fare un'esperienza quest'anno nell'ambito dei minori, quindi in una scuola materna, perché mi appassiona quell'ambito, ho studiato per fare questo e volevo fare un'esperienza del genere. Quindi cosa ti aspetti? Mi aspetto di crescere e di formarmi più sulla pratica che dal punto di vista teorico. Grazie. Cosa mi aspetto? Beh, una crescita intellettuale, direi, in realtà. Cioè, la cosa che mi è piaciuta di più del progetto in generale è il fatto che è distribuito su un anno e quindi penso che in un anno ci sia abbastanza tempo per trovare delle risposte che magari adesso non c'ho, perché un tirocinio più corto, magari di 3-4 mesi, non mi avrebbe dato una cosa del genere. Perché è una cosa che si avvicina molto a quello che piace a me fare, infatti io ho scelto protezione civile, aiutare le persone, cioè comunque è una cosa che può aiutare sia me che anche gli altri. Quindi cosa ti aspetti? Mi aspetto una crescita personale soprattutto e poi ripeto, spero tanto di aiutare gli altri. Perché mi permetteva di, lo farò in museo, mi permetteva di accedere al museo e di fare un'esperienza lunga e valevole in un museo. Quindi cosa ti aspetti? Spero che sia interessante e di imparare delle cose. Ok, grazie. Ah, perché mi piaceva fare qualcosa di diverso, anche per dare una mano per tutti gli altri comunque. Perché volevo tanto lavorare in biblioteca e la mia provincia mi ha dato la possibilità, perché praticamente mi hanno scelto per biblioteca. Cosa ti aspetti da questo servizio? Sì, sarà un'esperienza molto dura, perché so che mi devo impegnare. Aspetto di imparare le cose, di lavorare in un posto dove volevo, guadagnare anche qualche soldo, che non è male. Perché volevo instradarmi nel mondo del lavoro in maniera un po' più easy. Cioè? Cioè cominciare a fare un lavoro in cui comunque potevo gestire i miei orari e anche gestirmi le ore che devo fare in università di lezione. Cosa ti aspetti da questo servizio? Di imparare delle capacità pratiche da poter usare nel futuro.